All'interno del settore della musica la problematica principale è l'incontro tra domanda e offerta. Si è creato negli anni un pregiudizio per quanto riguarda la figura dell'artista e questa professione non viene ritenuta tale, ma viene considerata un passatempo, un hobby, e proprio per questo l'artista si ritrova durante la propria carriera a svolgere diverse professioni contemporaneamente con l'obiettivo di avere una sicurezza economica e una stabilità. La soluzione a cui abbiamo pensato è una rivoluzionaria applicazione, appunto, per mettere in collegamento, in contatto, in un trasparente contatto, la domanda e l'offerta musicale. Creiamo una connessione, appunto, tra enti locali, pubblici, musicisti che vogliono fare di questo, fare della musica, la propria vita, il proprio futuro, il proprio lavoro. Il vantaggio che pensiamo possa derivare dal nostro progetto è quello di una vera e propria rivoluzione. Una rivoluzione in ambito musicale che renderà finalmente il musicista e l'artista una figura con una certa valenza all'interno del mercato, dove finalmente avrà dalla sua un certo tipo di potere contrattuale, tutele da parte della piattaforma nel contatto appunto tra domanda e offerta. Altro aspetto fondamentale dietro al nostro progetto è quello della creazione di una community, ovvero il fare gruppo tra musicisti, finalmente superando le barriere oggi presenti, soprattutto legate a rapporti di favoritismi e di puro scambio per interessi personali. Ci è piaciuta l'idea di poter, diciamo, applicare una sorta di LinkedIn anche a un settore dove gli artisti hanno difficoltà a mettersi in contatto con gestori piuttosto che locali, anche dove potersi andare a esibire. E quindi è anche la possibilità di applicarlo ad altre fasce, per esempio artisti di altro genere, e quindi abbiamo premiato l'idea. Bravi. La commissione ha apprezzato la chiarezza espositiva e la descrizione circostanziata del progetto. Dagli aspetti operativi, con la virtualizzazione delle applicazioni adottate per realizzare la piattaforma web, fino alla descrizione degli aspetti commerciali necessari per il suo lancio, la commissione invita il team a proseguire con lo sviluppo della piattaforma. Il Tudor e Gaia Adriano Fieri, l'Istituto e Liceo Correa. Il progetto GMX, gli studenti sono Babà Angelira, Beppo Francesco, Corti Tobia, Dell'Orto Luca, Fiori Marta e Simonetta Tommaso. Bravi.